Ciao ragazzi, bentornati su JazzMandoIt, il canale YouTube interamente dedicato alla didattica per mandolino pop e jazz. Oggi parliamo di Turnaround. Dunque facciamo un breve riepilogo di quanto abbiamo visto nelle lezioni precedenti per ciò che riguarda il blues. Abbiamo analizzato come è composto un giro armonico blues tradizionale ed abbiamo visto che questo giro armonico è composto da tre accordi che noi abbiamo applicato rispetto al blues in sol, e nella fattispecie abbiamo quindi utilizzato gli accordi di sol settima, do settima e re settima, ossia gli accordi del primo, quarto e quinto grado della scala di sol. Per chi volesse approfondire più dettagliatamente questi aspetti può andare a guardare, trovate qui in descrizione di questo video i link, le lezioni specifiche su questo argomento. Ora ci occupiamo oggi in particolare di quella misura finale o due misure finali del giro che ci servono a concludere il pensiero melodico se stiamo improvvisando, ad esempio, rispetto al giro armonico che si sta concludendo, ma anche farci sentire l'arrivo del nuovo giro, perché noi sappiamo che il blues è una musica basata su un giro armonico molto breve, 12 misure, ma che si presta a una reiterata ripetizione sulla quale possiamo andare ad improvvisare liberamente con le scale che abbiamo visto utilizzare. Anche qui rimando alle lezioni specifiche che trovate in descrizione con il link apposito. Dunque, questa porzione di giro armonico, questa misura finale o due misure finali, prende proprio il nome di turnaround, quindi cioè girare intorno sostanzialmente. Ora, alcune frasi applicate, suonate su questa porzione di giro armonico sono talmente diventate iconografiche rispetto al genere che esse stesse prendono il nome di turnaround. La più celebre in assoluto, che probabilmente state già richiamando la memoria, è questa. E questa frase è composta da una serie di terzine di ottavi, ossia terzine di ottavi, ricordiamoci, vuol dire che per ogni pulsazione dei miei 4 quarti del tempo che sto suonando, sul quale sto suonando, per ogni pulsazione io eseguo 3 note, ossia divido lo spazio, il tempo di una pulsazione in 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Questa frase però, attenzione, inizia non sul primo movimento della misura, e nella fattispecie la suoniamo sulla penultima misura del giro, sull'undicesima misura, ma inizia sul secondo movimento. Sul primo troveremo una pausa o una nota o un accordo rispetto al fraseggio da cui stiamo arrivando e da cui approcciamo a questo turnaround. Quindi dovremo contare 1, 2, 3, 4, 1. Arrivati a questo punto, poi sarà nostra scelta far seguire a questa frase un accordo di dominante, quindi l'accordo del quinto grado, per far sentire che inizia un nuovo giro, piuttosto che l'accordo del primo grado nel caso in cui usiamo questa frase per concludere il nostro blues, e quindi andiamo a fermarci, andiamo a confermare la conclusione del giro. Non ho capito. Quindi, cosa andiamo a fare? Andiamo a vedere nella fattispecie come suonare questo primo turnaround. Dobbiamo alternare due note. La prima la suoneremo con l'indice, la seconda con l'anulare. Le due note di partenza sono poste al quinto tasto della seconda corda, quella che suoniamo con l'indice, al settimo tasto della prima corda, quella che suoniamo con l'anulare. Quindi siamo a due tasti di distanza, due corde adiacenti, nel nostro caso seconda e prima. L'intervallo che stiamo suonando è una sesta e dobbiamo suonare le note ripetendo la prima, la seconda e di nuovo la prima. Quindi
Con il plettro le andiamo ad approcciare con una pennata in giù, la prima, una pennata in su, la seconda nota, di nuovo una pennata in giù quando ripetiamo la prima. Suonate queste tre note nella nostra fattispecie, stiamo suonando Re, Si, Re. Scendiamo con entrambi le dita di un semitono, quindi di un tasto, andando verso la paletta. E suoniamo la stessa progressione melodica, quindi seconda, prima, seconda corda. Stiamo suonando Re bemolle, Si bemolle, Re bemolle. Scendiamo di nuovo di un tasto, quindi di un semitono verso la paletta e suoniamo di nuovo seconda, prima, seconda corda, note Do, La, Do, per concludere poi suonando insieme, questa volta con indice e medio, l'indice sempre sulla seconda corda, il medio sulla prima, ma un solo tasto dopo. L'indice è sul secondo tasto, nel nostro caso, il medio sul terzo. Stiamo suonando le note Si e Sol. Quindi, 1. Ora, se stiamo ripetendo il giro, andremo a far seguire a queste note l'accordo di Re settima, che suoneremo con un approccio cromatico, o meglio doppio cromatico, cioè partendo dallo stesso accordo un tono più basso, quindi Do settima, passando per ogni semitono fino a salire al Re settima, cioè Do, Do diesis, Re. Quando ci muoviamo di semitoni, diciamo che stiamo eseguendo dei passaggi cromatici. Quindi Do, Do diesis, Re. La forma è quella che abbiamo visto già nelle lezioni in cui abbiamo trattato gli accordi di dominante, molto semplice, è un triangolo medio sulla quarta corda terzo tasto, indice sulla terza corda secondo tasto, anulare sulla seconda corda sempre al terzo tasto. E da qui ci spostiamo parallelamente. Abbiamo visto che questa forma la useremo sia per l'accordo di Do, sia per quello di Re, che per quello di Sol, opportunamente spostata sulle corde sotto. Dunque, andiamo a eseguire tutto il turnaround comprensivo degli accordi e vediamo bene come stanno posizionati sul tempo questi ultimi. 1, 2, 3, 4, 1. Quindi l'accordo di Sol occupa il primo movimento dell'ultima misura. L'accordo di Do settima va a collocarsi sul levare del primo movimento. Ricordiamoci che stiamo pronunciando gli ottavi in modo shuffle, quindi ta 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 ta. Dunque, dicevamo, il Do settima sul levare del primo movimento, il Do diesis sul battere del secondo ed il Re sul levare del secondo, quindi 1 e 2 e... Andiamo a vedere un altro semplicissimo turnaround molto utilizzato, che è questo. Anche questo potrebbe essere utilizzato sia per ricominciare un giro che per terminarlo, tuttavia è più comune utilizzarlo per iniziare un nuovo giro, poiché terminando con la nota Re ci fa sentire, nel nostro caso ovviamente rispetto agli accordi che stiamo usando, ci fa sentire già l'accordo di Re settima. E dunque è molto comune far seguire appunto a questa frase l'accordo della dominante, del quinto grado della scala, quindi... Cosa stiamo suonando? Siamo sempre su un blues in Sol. Parto dalla nota Sol a vuoto sulla quarta corda. Ogni nota viene suonata per due ottavi, ritmica shuffle, quindi due pennate giù, su. Poi la seconda nota è un Si, quarto tasto della quarta corda.
sempre due ottavi, sempre due pennate giù e su, poi ho Do con il medio al quinto tasto, sempre stessa corda, Do diesis, sempre due pennate, sempre giù, su, sempre due ottavi. Ci stiamo spostando da questo punto cromaticamente, come avete visto, Si, Do, Do diesis, e arrivo al Re, che è sul battere del primo movimento della ultima misura, e anche qui suono sul levare del secondo l'accordo di Re. Quindi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ora, per mettere in pratica questi due turnaround, ho preparato un semplice tema blues che trovate scritto in PDF nel link in descrizione, dove trovate i materiali di questa lezione, e potete vedere nel PDF sia la notazione sia la diteggiatura della tablatura. È un tema molto semplice che è ispirato alla melodia di un celebre tema blues che era Night Train. Durante l'esecuzione di questo tema, come vedrete, ho utilizzato la prima volta il turnaround sulla quarta corda per ricominciare il giro, e all'inizio, quindi come introduzione, e come finale il turnaround invece in terzine sulle prime due corde, con la differenza che in introduzione ho suonato dopo il turnaround l'accordo di Re settima, perché vado appunto ad introdurre l'inizio del tema. Alla fine invece faccio seguire alla esecuzione del turnaround l'accordo di Sol settima, perché sto finendo il giro. Nella fattispecie, alla fine ho utilizzato anche un classico approccio cromatico per concludere, che è quello di far precedere l'accordo del primo grado dal suo accordo parallelo un semitono sopra, cioè questo. La bemolle, Sol, entrambi di settima. Dunque l'ultima frase è... laddove queste due note occupano rispettivamente battere e levare del secondo movimento dell'ultima misura. Insomma, andiamo a sentire come suona e ci rivediamo qui tra poco. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto, io vi invito come sempre ad iscrivervi al canale, cliccare sulla campanella per attivare le notifiche e non dimenticate di scaricare il materiale che è disponibile gratuitamente in PDF ed MP3, il link in descrizione su ogni lezione. Per le lezioni in cui non lo trovate ancora richiedetemelo pure, ma vi confermo che sto continuando la produzione, quindi sto recuperando anche il materiale che non avevo pubblicato nelle primissime lezioni, quindi a breve lo avrete disponibile sempre con link in descrizione ad ogni video. Non mi resta che darvi appuntamento alla prossima settimana e, come sapete, ricordarvi che... Italiano Spaghetti Mantolino! Ciao!